Comandavo io la pattuglia. Non conoscevo Billy molto bene, era nuovo. Di poche parole. Non si parlava molto con quelli nuovi. Aveva 19 anni, vero? Esatto, 19. Figlio unico? Sì, signore. Il mio unico ragazzo. Credo avesse detto di essere sposato e che tu eri incinta. Sì. Ricordo il giorno in cui fu ucciso. Era un giorno strano. Eravamo di pattuglia sulla riva di un fiume. E c'era tanta confusione. Si sentivano urla, spari. Si stava facendo tardi. E c'erano quei bambini. Quei bambini che avevamo ucciso per sbaglio. Che cosa terribile. E poi è scoppiato di colpo l'inferno. Ci siamo dovuti ritirare perché l'artiglieria Vietcong ci stava attaccando. E ci siamo sparpagliati tra le dune. Urlavamo come pazzi e sparavamo a qualsiasi cosa. Ed è stato allora che è successo. Io ero disorientato. Avevo paura. Ho premuto il grilletto 3 volte. Ho sentito gli spari. Un corpo è caduto tra le dune. Dio, è così, così difficile, non so come dirlo. Non c'è bisogno che ce lo racconti, Ron. Ma, signor Wilson, credo di essere stato io a uccidere vostro figlio. Sono stato io. Sono stato io. Sono stato io. Quello che è successo è successo. Io non potrò mai perdonarti. Ma forse il Signore sì. Noi capiamo, Ron. Capiamo il dolore che ti ha tormentato. Thank you.